solito sono una delle prime in sianza, verso le 7, 7 e un quarto, 7 e mezza, perché mi piace l'aria del mattino. Le 7 e mezza, sei il mio compagno, 7 e un quarto a volte. Normalmente mi alzo verso le 8. Alle 7 e mezzo. Alle 8. Alle 8 e mezza. Ma io di solito mi sveglio alle 8 e mezza, qualche volta non sento la sveglia perché sono troppo stanca, però dovrei svegliarmi alle 8 e mezza. Anche alle 4 e tre quarti quando devo frequentare l'università. Però mi sveglio? Ma verso le 6 e 30. Non sempre alla stessa ora. Ma più o meno alle 6 e mezza. Vorrei svegliarmi alle 11 ogni mattina, però a volte mi sveglio un po' prima, oppure dormo male la notte, anche questa è un'altra particolarità di chi si allena molto duramente. La fatica, chi più fa fatica più rende in gara. La nostra giornata è divisa in tre fasi. La mattina usciamo in barca, facciamo 7-8 km circa e si rientra a colazione, poi verso le 10 un'altra uscita, questa volta per l'allenamento specifico o i percorsi oppure in base a scatti, partenze, un'ora e mezza dura. Si ritorna, il pomeriggio un po' di riposo, 2 ore circa, e si ritorna nuovamente in barca per un altro allenamento simile a quello del mattino. Viene completata una seduta di pesi e poi a letto alle 9. Più sei stanco, più non hai letto. Corro 30 km al giorno, quindi anche se il tempo non è moltissimo, perché sono circa 2 ore, 3 ore al giorno, però i 30 km sono tanti e portano uno sforzo fisico notevole. E un atleta ha bisogno di tutta la giornata anche per il recupero per il giorno successivo. Il periodo di allenamento di uno scrimitore penso sia abbastanza diverso dall'allenamento che può fare un qualsiasi altro atleta. Prima di tutto perché noi teniamo non tanto all'aspetto fisico, che nella scherma forse ha minore importanza, ma soprattutto all'aspetto psicologico. Infatti la scherma è uno sport che richiede molto più concentrazione che, diciamo, preparazione atletica. Tanto più che io considero, come tutti quanti gli altri miei compagni, la scherma meno uno sport ma più un'arte, infatti ci consideriamo più artisti che atleti noi. Un po' per questa prova, potevi andare un po' più lento, no? Perché non hai capito come era il giro, quanto era lento. L'allenatore è una persona molto importante. Troppo forte, sì. È difficile spiegare cosa rappresenta, perché deve essere amico, deve essere padre, fratello, deve essere un po' tutto questo messo insieme. E è un rapporto molto difficile, perché soprattutto fra allenatore e atleta donna. L'atleta ha una vita propria, quindi può avere un fidanzato, un marito, una famiglia, eccetera. Il rapporto con l'allenatore diventa abbastanza difficile e soprattutto l'allenatore deve avere molta pazienza, perché l'atleta in questo periodo è abbastanza nervoso, perché sente le tensioni dell'appuntamento che si avvicina in pratica. L'allenatore serve così come freno e come molla di scarico. Hey,
costanza e conoscenza di se stesso. Costanza negli allenamenti e conoscenza di se stesso, perché bisogna sempre avere un equilibrio in cui gestire la propria persona, ossia quando c'è da allenarsi duramente, da dare il massimo, darlo. Quando invece purtroppo, e si sa, ci sono periodi in cui non si può toccare il massimo, non si può fare un record del mondo, lasciare stare, aspettare, saper aspettare anche. Gli atleti sono degli esseri meravigliosi che in fondo dimostrano dal punto di vista fisiologico che cosa la macchina umana e il cervello umano arrivano a fare, il massimo nella resistenza, nella forza, nella destrezza, nell'abilità. E mediante queste macchine noi riusciamo a studiare quali sono le possibilità degli atleti e in che modo possono essere migliorate. In realtà quello che noi facciamo è quello di studiare il soggetto sano nella massima espressione di ciò che è in grado di compiere nei vari parametri in cui i fenomeni della fisica possono essere espressi. Siamo un po' lontani da quella che può essere la medicina classica tradizionale. Certo, facciamo della medicina preventiva, ma facciamo soprattutto uno studio di quella meravigliosa prestazione umana che è lo sport. Trotto, con variazioni di cadenza al trotto, sempre per prudenza essere più avanti con la mano interna, Sandro, per poterla abbassare, adesso vi mettete a mano sinistra e partite in senso contrario, così, non allargare troppo, non andare troppo via, così. Noi cerchiamo di educare il cavallo a essere completamente autonomo e indipendente nelle sue scelte. I casi sono infiniti naturalmente, perché i cavalli sono completamente diversi l'uno dall'altro. Ognuno ha il suo carattere e la sua personalità. Ci sono cavalli emotivi, cavalli calmi, cavalli aggressivi, cavalli allegri, cavalli instabili, cavalli fragili, cavalli duri, cavalli che non sopportano nessuna imposizione. E quindi il nostro lavoro è quello di adattarci alla personalità del cavallo, cercando di scavare dal suo intimo tutte le opposizioni alla necessità del lavoro e sviluppargli al massimo invece quelle che sono le qualità positive. E la gara è lunga, sono più di 30 km, sono 3 giorni di gara, le richieste e le necessità sono le più varie e le più diverse, e quindi l'uomo deve intervenire in ogni momento per guidare questo cavallo, che deve essere però arrivato alla quasi autonomia delle decisioni e dell'impegno. Quindi se volessimo fare una percentuale, ecco, 20% del cavallo in allenamento, 80% dell'uomo, in gara è il contrario. È una certa tensione, una tensione che è necessaria per riuscire a captare tutto quanto succede nell'intimo dei cavalli, nell'intimo dei cavalieri. Se non ci fosse questo saremmo delle cose separate, invece io non posso assolutamente essere separato né dai cavalli né i cavalieri. Devo vivere nelle loro teste, nei loro cervelli, nelle loro parti più sensibili.
lo sforzo è tanto, perché in 7 minuti che è al combattimento sono 7 minuti tremendi, cioè tutti i muscoli, tutto il fisico è sottoposto a una tensione tremenda. Che altro la potenza. Nel combattimento del judo, l'entrata della tecnica, la velocità e forza insieme. Ma la staffetta è l'unico momento in cui l'atletica, che è uno sport fortemente individualistico, trova una dimensione di squadra, per cui è molto divertente, ecco, è la parte più divertente dell'atletica. Lo spazio che devo coprire, lo spazio che devo coprire nel meno tempo possibile è arrivare davanti agli altri, è un imperativo categorico. La pista è il luogo, la pista è il teatro, è il tempio. Spesso i compagni di squadra sono anche avversari, anzi, io in Italia ho il campione olimpico che è Mennea, ho il secondo d'Europa che è Francesco Pavoni, per cui li trovo molto spesso come avversari. Il rapporto con la pista è un rapporto un po' strano. C'è chi lo considera un nemico, un mostro da salire ogni volta. Forse per me è un amico. Un amico con il quale accetto ogni giorno dei compromessi quando mi alleno, quando faccio delle gare. Un amico al quale io do tanto perché faccio molti sacrifici, ma dal quale desidero anche avere tanto. A dire il vero, in gara non si fa molto caso agli avversari, si fa caso più che altro a se stessi. Gli altri sono solamente come punti di riferimento, sono gli oggetti da battere. Penso che il concorrente numero uno in una gara sia soprattutto la fatica. La fatica che niente, ti assale fin dall'inizio. A volte è più che altro fatica mentale, lo stress con il quale si arriva alla partenza, ma molte volte anche lo stress fisico che si fa sentire dopo subito i primi metri. E quindi penso che sia quello il mostro numero uno che si cerca di vincere, soprattutto in allenamento. Thank you.
alza un po' più di spalla. Non è fatto bene. Questo è fatto male. Dai, facciamo una cosa. Tira, para, alto, alto e poi no. Ok, va bene? Ma in allenamento cerco di fare dei colpi che mi riescono male in gara e quindi cerco di allenarmi su certe cose che mi è impossibile, certe cose difficili, come un po' nel tennis, no? Che la pallina va tirata sempre nell'angolo che l'avversario non può prendere e quindi cerco di fare la stessa cosa. Tira, là, benissimo. Ancora una volta. Ferma, su, oh. Ora para alto però. Oh, là, eccolo. Oh, oh, benissimo. Quando ho un avversario davanti a me faccio sempre finta che lei se mi colpisce mi ferisce, quindi devo stare attenta, no? A non farmi colpire se no mi fa male, allora cerco io di ammazzarla. Non li calcolo come persone, perché se fossero persone il combattimento sarebbe differente. Li calcolo come un essere inferiore a me, quindi da dover battere in tutti i modi. Beh, praticamente il bilanciere è un peso morto che è il mio avversario, non è niente di vivo, non so, non ho l'avversario come nella lotta, nel judo, un avversario, un'altra persona. Si può dire che è un nemico, è un eterno nemico che bisogna sollevare. Ma è per l'agonismo, insomma, non è odio, diciamo così, ma è odio per l'agonismo. Ognuno vuole vincere, lui vuole vincere, io voglio vincere. Un po' di, diciamo così, di odio ci vuole, insomma. I miei avversari sono dei nemici, indubbiamente, nemici. Da uccidere. Sì, io penso che l'atleta deve odiare almeno in quel preciso momento l'avversario, anche se è un intimo amico. Peppe, gomito alto e verso dietro, gomito alto e verso dietro, su, su, su. Dai, stai fermo, guarda. Fermo, guarda. Prima il busto e poi il carrello. Gambe stese in finale. Su, 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 29, 29 colpi, 1, calma, calma per questo. Sommato una gara come le altre, quindi si va in partenza cercando di fare la migliore gara possibile, si cercherà di arrivare come meglio si può, insomma. Paura, non si tratta di avere paura, si tratta di sapere che gli altri sono forti e quindi più o meno del nostro stesso valore, quindi più che paura è il rispetto reciproco. Io amo e odio la pista quasi allo stesso tempo. Quando si è in corsa bisogna sempre pensare anche che si corre in quattro, ci sono oltre a te ci sono anche gli altri tre e non puoi pensare adesso magari tu ti senti di quel momento di andare più forte e dai, cioè in gergo noi diciamo dai una strappata, cioè aumenti, puoi mettere in difficoltà uno degli altri tre o tutti e tre, ecco, si parte in quattro bisogna arrivare in quattro. Ma secondo me il momento del cambio è un momento molto importante, non penso che arrivi al punto di essere drammatico, però un momento importantissimo, forse il più importante di tutto lo svolgimento della gara. Beh, il contatto, cioè l'essere vicini in bicicletta è fondamentale perché
quando si è in gara, cioè, più si riesce a star coperti dal compagno davanti e più si riposa, per quando poi viene il momento di tirare, per aumentare, per aiutare il quartetto. Diciamo il nostro rapporto con l'arma, e il fucile in questo caso è un attrezzo, cioè un attrezzo sportivo, è un attrezzo che bisogna conoscere a fondo, cioè deve essere tutt'uno con noi, unito, perché conoscendo il fucile si può fare qualche risultato in più. Diciamo è come la bicicletta per un corridore o come la racchetta per un tennista, ecco. Buon. Ma un allenamento alla squadra di tiravolo non è niente di trascendentale. Il fine ultimo è quello di portare i tiratori alla gara ultima, cioè al momento della massima espressione, soprattutto nelle migliori condizioni fisiche. Anche se si possa pensare che questa non è una disciplina atletica, si sbaglia, perché per poter avere il massimo della concentrazione dei riflessi, quindi il massimo del risultato, bisogna che l'organismo sia preparato soprattutto fisicamente. È uno sport di massima concentrazione, cioè l'essenza del tiro è l'eccellenza della concentrazione. Up. Up. Sembra che l'uomo sia uno, cioè sia una persona che è più capace di soffrire, invece no. La donna è più tenace, più, ha più voglia di soffrire del maschio. E quindi, non so, si parlava anche anni fa che la donna non doveva fare distanze lunghe, non doveva fare le maratone e queste cose. Invece si è scoperto che la donna è molto più resistente dell'uomo e quindi sa soffrire di più, forse per la natura stessa della donna. Però per noi è più difficile stare in raduno, stare via molto tempo da casa. Facciamo più fatica, ecco, la fatica nostra è proprio questa, non siamo ancora abituate a staccarci dalla casa, dalla famiglia, dai nostri, diciamo, affetti, dalle nostre abitudini, di tram tram, diciamo, familiare. E facciamo molta fatica ad abituarci a questo, anche se io praticamente corro da 15 anni, quindi dovrei essere già abituata a questa vita. Mi piace, fra l'altro, quindi per me è anche divertente, però troppi periodi fuori, lunghi periodi fuori soprattutto, mi stancano un po'. Cioè dopo un po' vorrei tornare a casa e poi dopo un po' sono a casa e partire. Ma siamo due personaggi completamente diversi, anche come carattere, soprattutto come carattere. Anche se abbiamo tutti e due diplomi di ragionieri, non è la stessa cosa, perché lui è proprio ragioniere di mentalità. Lui si studia le sue cose, tutto metodico, gli allenamenti, gli orari, tutto calcola. Invece io sono più impulsiva, ecco. Sono più un animale in questo senso. Corro perché mi piace correre, lui invece è più calcolato, più metodico. Beh, devo dire che il rapporto con la corsa adesso è un rapporto molto professionale. La mia attività è questa, ho degli appuntamenti tutti gli anni ai quali devo far fronte e quindi la corsa per me è il mio tempo.
Per me l'arco è un amico, sinceramente. Io un amico do la massima fiducia e questo lo pretendo anche dall'arco, perché a un certo momento sono io che comando l'arco, sono io che voglio quello che l'arco fa dietro la mia volontà. E io continuerò a avere questo amico perché lo seguo, lo pratico, gli faccio tutti gli esperimenti, lo correggo, faccio tante cose con lui. Manca che vado anche a letto, poi sono a posto. Io mi alleno a occhi chiusi perché è un mio esperimento, una mia prova che sto facendo in tanti anni. Tirando occhi chiusi io mi concentro, mi rilasso, ho tutta la mia immedesimazione della muscolatura, del corpo, della sensazione di tiro, non vedendo il bersaglio. Tirando occhi chiusi io tiro rilassato, concentro solo la forza muscolare e basta. Nel tiro zen ufficiale giapponese loro riescono a colpire un bersaglio anche non visivo perché la loro volontà che fa volare la freccia guida la freccia sul bersaglio, che per loro questo bersaglio non è la nostra targa, non è il nostro bersaglio di carta, ma è la loro sensibilità e la loro anima. Loro nel tiro dicono: io devo colpire me stesso, il mio io, la mia suggestione, la mia volontà. Il nuoto, per quello che può sembrare, è uno sport molto fluido, ma nello stesso tempo anche molto faticoso. È difficile vedere, anche in una certa armonia di movimenti, la fatica che un nuotatore può eseguire mentre svolge la sua gara. Ma secondo me l'obiettivo principale per un nuotatore deve essere la fluidità. Cioè, un nuotatore si deve immaginare osservato da qualcuno. E questa persona che osserva appunto il nuotatore deve poter vedere un nuotatore che nuota fluidamente, che insomma che si muove nell'acqua come senza sforzo, anche se poi magari di sforzo ce n'è tanto. All'acqua è un elemento dove mi devo trovare per molte ore al giorno. Comunque non devo dire, non è che ci sia proprio una comunione con l'acqua. Per me più che altro è un ambiente, non dico proprio di lavoro, ma un ambiente dove devo riuscire a esprimermi al massimo. Nel nostro sport bisogna essere molto concentrati, perché ogni alzata bisogna farla con la testa, non solamente con i muscoli, e non bisogna lasciar perdere assolutamente niente. Purtroppo, come tutti gli sport della misura, 200 kg peseranno sempre 200 kg, cioè rimangono sempre uguali. Solamente che io al limite posso cambiare un periodo di non forma o così, ma il peso è sempre quello. E certe volte purtroppo prende anche in giro, non si riesce a sollevare, ecco.
delle volte so sentire, magari dico anche, ma chi me lo fa fare? Sarebbe forse meglio seduti dietro un tavolo a bere il cappuccino. Invece, no, invece pensandoci bene, la fatica è bella. E appunto io penso che devi arrivare a dire che la fatica è veramente bella e la sai sopportare e ti rende anche in certo modo felice. Sì, appunto adesso se fai lo sport faticoso la fatica la fai, logicamente non potrai avere una bella faccia ben truccata, messa bene, quella è una cosa ovvia, come ci sono magari anche degli altri sport, ma se è una cosa che piace, non so, magari a me piace più avere la faccia sudata che la faccia bella truccata, è una certa scelta che uno fa. Più le punte, si vedono i piedi un po' a zappa, sta attento, tu farà molto bello se no. Vai Domenico, molto bello questo, attento alle braccia, un po' più tese sopra. Cosa sono questi? Questi sono un modo di esprimere, diciamo, sul ring la mia tecnica, la mia intelligenza, invece di adoperarli per la strada a fare cazzotti con altra gente, insomma. Ecco. Essendo così grosso, per me sfogarmi in un ring è tutto. Ecco. Diciamo le Olimpiadi sono il più grosso traguardo che un atleta dilettante possa, diciamo, è come un sogno coronato dopo tanti sacrifici, ecco. Sono un tempio sportivo in cui si ha l'occasione di entrare nella storia. È una gara come un'altra, io sono abituato, ogni mese faccio una gara a livello internazionale, quindi non c'è questo problema di sentire la gara. Beh, visto che è la prima volta, il solo partecipare è già un grosso risultato. Ora che la cosa si fa più vicina, il desiderio massimo è quello di dare il massimo di noi stessi. La più grossa verifica per vedere se quello che hai fatto, se i 4 anni che hai speso di allenamento l'hai spesi bene. Come un fascino, è qualcosa di fascinoso che niente, ti fa svegliare di notte e palpitare al pensare di trovarsi lì, al centro dello stadio, con 100.000 spettatori che ti guardano. È una gara più stressante, è più difficile delle gare normali, anche perché è una sola barca per nazione che rappresenta l'Italia, quindi c'è un po' più di pressione psicologica. Io per le Olimpiadi l'unica cosa che vorrei avere è velocità, velocità e velocità. Poi ci pensiamo noi.
quando uno si abitua a correre sempre con la stessa barca si instaura anche un rapporto così affettivo, effettivamente dopo tanti anni, per esempio con la barca con cui abbiamo vinto il mondiale, sono 4 anni che corriamo sempre su quella barca e effettivamente ci siamo un po' affezionati. Per me è più un aspetto tecnologico, ritengo che sia un oggetto tecnico e basta. Di affettivo sì, ci affeziona un po', ma non più di tanto. L'etichetta del Superman, spesso parlano del pentatleta come l'uomo perfetto, come l'uomo che è del futuro, ma io sono un ragazzo normalissimo che credo che il pentatlo moderno sia uno sport come tanti altri, fatto per gente a cui non fa paura il sacrificio di allenarsi, che però ha una certa mentalità così aperta, così estroversa. Cavallo lo sento veramente come un amico, la spada per me diventa un arnese come può essere un arnese per lavorare, ma più intimo come anche la pistola. Sono arnesi che uso, ma che sono soprattutto da me coccolati, da me amati, da me visti come qualcosa che mi servono, ma che mi aiutano anche. Il talento è riferito certo a una capacità di capire qual è la miglior tecnica per un maggior scorrimento della barca. Sicuramente la parte del corpo che risente di più degli allenamenti è il cuore e i muscoli della parte superiore, degli arti superiori, soprattutto le braccia e il tronco. E certo il cuore deve sopportare delle sollecitazioni tremende, fino anche a quasi 200 pulsazioni al minuto. È una fatica spaventosa, veramente. Molte volte in gara mi è capitato di arrivare al traguardo e non capire più dove fossi e cosa stessi facendo in quel momento. Diciamo che mi aiuta molto il fatto di pensare che ogni pagaiata che faccio in più, ogni buco nell'acqua, come noi lo chiamiamo in gergo, mi aiuta ad arrivare a quello che mi sono prefissato.
Il nostro corpo è, possiamo definirlo, una macchina. Una macchina che deve essere messa a punto nel migliore dei modi per ottenere il massimo risultato e il massimo rendimento. Ma nella ginnastica sicuramente è molto importante la linea, la bellezza del corpo, perché un ginnasta che ha un corpo brutto, degli allineamenti brutti, è anche brutto da vedere. Sì, alla notte spesso, abbastanza, prima di addormentarmi così sogno, diciamo, l'ambiente olimpico, sogno anche addirittura il podio, salire sul podio, certamente sul gradino più alto. Il sogno è di vedermi sul podio, è chiaro, il gradino più alto sempre, forse perché sono un ottimista. A volte sogno di fare una gara con atleti di altri pianeti. Anche delle volte i sogni forse un po' vestiti ossessionanti, ossessivi, boh. Le volte che sono lì che pedalo e non riesco a pedalare, sembra che qualcuno mi freni. Ho sognato che arrivo a quarta. Ti svegli la mattina che purtroppo ti accorgi che invece ancora l'Olimpiade deve venire, comunque. Allora inizio le prime stoccate, il rumore dei fioretti, il silenzio. Ecco là, tocco. Alla fine spero di vincere io. E allora grande trionfo, tutti che mi buttano in aria e poi l'inno, la medaglia d'oro al petto e tutta la gente che mi fa i complimenti, la televisione, la stampa. Ma queste sono cose che rimangono dentro, non si dicono.